Amici sportivi, appassionati di sport invernali, ben ritrovati da parte di Alessandro Genuzio. Immagini che vi giungono in diretta dal Liechtenstein, da Malbrunn, dove sta per iniziare la prima manche del secondo slalom di Coppa Europa sulle nevi del piccolo principato compreso tra Austria e Svizzera. Ieri abbiamo assistito a una gara che ha portato un grande risultato in casa Italia con uno splendido podio conquistato da Emilia Mondinelli alle spalle soltanto della favoritissima Leona Popovic che ha dominato la gara inaugurale davanti alla britannica Charlie Guest e quest'oggi queste due atlete sono le grandi favorite. E nella giornata odierna, però, condizioni atmosferiche decisamente diverse. Infatti, vedete, cielo coperto, grande possibilità di neve, ma soprattutto è temuto il forte vento e per questo motivo le atlete partiranno con intervalli piuttosto limitati. Pertanto sarà abbastanza complicato seguire la prima manche e vi anticipo già che la seconda discesa con molta probabilità verrà anticipata di mezz'ora, quindi appuntamento con la seconda manche sugli schermi di Nevitalia a partire dalle 11:25 anziché alle 11:55. Sono 85 le atlete in gara in rappresentanza di 22 nazioni, confermate le 11 ragazze che hanno già preso parte nella gara di ieri. La prima a partire sarà proprio Emilia Mondinelli che sfrutterà il pettorale numero 5, poi con l'11 Lucrezia Lorenzi, 12 Martina Peterlini, 15 Lara Della Mea, poi 16 Beatrice Sola, 34 Marta Rossetti, 50 Ambra Pomarè, 53 Annette Belfron, 55 Francesca Carolli, 57 Tantum Biller e infine concluderà la prova delle italiane Giorgia Colom con il pettorale numero 77. Nel frattempo vedete un po' le varie atlete che sono le grandi favorite. Vi segnaliamo ovviamente la vincitrice di ieri, Leona Popovic, che in virtù del primo successo per lei della carriera in Coppa Europa partirà con un pettorale migliore, un pettorale numero 8 e sicuramente sarà la grande favorita di questa gara. Da segnalare anche la presenza dell'altra atleta che regolarmente calca il circuito di Coppa del Mondo, vale a dire la slovena Andreja Stlokar, che partirà col numero 19, pettorale poco favorevole per Marta Rossetti che ieri ha recuperato nel corso della seconda manche, non essendosi qualificata tra i migliori 30, è partita per 31esima ed è salita fino al 26esimo posto. La ragazza trentina, la più forte della squadra azzurra, che partirà però con il 34, da seguire comunque anche le prove di Aronson Elfman, pettorale 20, di Rosa Pojolainen 21 e poi anche di Estelle Alfan con il 36. Dicevo, siamo in Liechtenstein, molto famoso per aver dato i natali a tanti, tanti campioni nel mondo dello sci in particolare, ma che non aveva fino a ieri mai organizzato manifestazioni di primo livello per quanto riguarda lo sci alpino, al massimo gare FIS e qualche gara a livello di sport paralimpico, e questa è la prima volta in assoluto per la Coppa Europa femminile, con una produzione televisiva piuttosto importante questa, le cose sono state fatte in grande stile e questo sicuramente consente di poter godere dello spettacolo della Coppa Europa con delle belle immagini. È partita la prima concorrente in gara, Charlie Guest, ieri dicevo seconda, questa veterana di scuola scozzese che ha gareggiato per tanti anni in Coppa del Mondo e quest'anno ha deciso di cimentarsi anche in Coppa Europa per ritrovarsi in allenamento in vista delle gare di Ore che si terranno a marzo.
dato che adesso c'è lo spazio in Coppa del Mondo dedicato prevalentemente alle discipline veloci, una prima manche che è stata tracciata dall'allenatore delle svedesi Charlie Laband, mentre la seconda verrà tracciata dall'allenatore degli svizzeri Fabio Bancimanzi. E vediamo, ieri una manche che era intorno ai 45 secondi, la prima in 44 e questa è decisamente veloce, 44:25. Ieri la Popovic va chiuso la prima manche con 44:03, contenta l'atleta britannica che tra l'altro ha confessato al termine della seconda manche di aver già gareggiato qua a livello giovanile a Melbourne, quindi non una prima assoluta per lei su questo pendio della Nakt Sass, la pista che ospita queste gare di Coppa Europa. Ricordo che in contemporanea a Tarvisio si sta disputando il Super G di Coppa Europa, quello conclusivo, anticipato alle 8:45, proprio per problematiche relative al meteo. 36 centesimi per Lisa Höreger, questa ragazza di Marienhöfen, 22 anni, che ieri si è piazzata in quarta posizione ed è stata protagonista di un'ottima rimonta nel corso della seconda manche, un pettorale davvero favorevole per lei che può sfruttare. 36 centesimi nella parte alta, vediamo la parte conclusiva, il pianoro finale affrontato dall'austriaca, 22 centesimi, quindi va a perdere nel confronto diretto nella parte bassa, dove l'atleta britannica anche ieri era stata davvero molto competitiva. Pettorale numero 3 per Marion Chevrier, una Francia che ieri ha carezzato anche il sogno del podio, Francia che orfana della leader della classifica di Coppa Europa, Dorian Escanet, che si è infortunata nel corso della prima manche del gigante di Jasna in Coppa del Mondo e che era seconda nella classifica generale di slalom. 18 centesimi per Marion Chevrier, atleta di Vertier, ieri ottava, vediamo nella parte conclusiva se riuscirà a essere più incisiva nel raffronto contro la Höreger, che in realtà va concesso qualcosa nei confronti con la Guest, taglia con 7 centesimi di vantaggio e quindi si piazza in prima posizione l'atleta di Vertier. Atlete partono una dietro l'altra proprio per evitare e scongiurare il pericolo di annullamento dovuto all'alzarsi del vento previsto qui in Liechtenstein, con Bianca Bacche Westwood, atleta che sentiremo parlare, 23 anni, due podi questa stagione in Coppa Europa. E era terza alla vigilia di questa gara nella classifica generale di slalom. Ieri è uscita nel corso della seconda manche, 26 centesimi di vantaggio, ancora migliora nella parte alta, caratterizzata da un primo muro, poi il tratto centrale pianeggiante, il finale di nuovo un piccolo muretto e la Westo che va al comando con 8 centesimi, quindi altro avvicendamento in classifica. Ma attenzione adesso all'azzurra Emilia Modinelli, ieri straordinaria nella parte alta di questa pista, ha conquistato il suo primo podio in Coppa Europa, era felicissima ed è partita con il piglio giusto, può sfruttare questo pettorale il numero 5 per fare la differenza. Eccola qui l'atleta di Alagna Valsesia, seguita da un grande fans club, seguiamola. 27 centesimi nella parte alta il raffronto contro la Westford, che era stata davvero molto convincente e adesso deve affrontare la parte più difficile, che si segna più facilmente nel corso dei vari passaggi. Ieri già dopo col pettorale 6 gli atleti hanno dovuto cercare di barcamenarsi nelle vasche. Ultime porte per Emilia, 37 centesimi in quinta posizione, però il distacco è ancora molto contenuto, una discreta prima manche da parte dell'azzurra. Adesso Nicole God, pettorale giallo di leader della classifica, ieri sesta, ha guadagnato ulteriori punti in chiave Coppa Europa di specialità. In questa speciale classifica la Mondinelli è salita in terza posizione assoluta, la ricordo, la figlia del grande alpinista. Parte con un buon piglio, 28 centesimi sui tempi di Emilia Modinelli, Nicole God, che in questa stagione ha vinto in Valle Aurina il primo dei due slalom previsti sul pendio Alto Atesino. Ultime porte per la God, che va al comando, grande prova di forza per questa
ragazza di 26 anni che gareggia stabilmente anche in Coppa del Mondo. Miglior risultato in questa stagione, un nono posto a Lienz. E quindi prima piazza per lei. Carlotta Emilia Mondinelli, scusate, in quinta posizione con lo stesso tempo di Charlie Guest. Ricordo, il regolamento della Coppa Europa prevede l'inversione delle 30 che si qualificano al termine della prima manche e poi dopo tutte le altre viene data la possibilità di completare la propria prova, ma partiranno dopo la leader della classifica. Intanto la Lamour, che ieri ha carezzato il sogno del podio, è uscita quinta, poi ha perso diverse posizioni ed è il primo colpo di scena perché era una delle atlete da seguire con attenzione. E attenzione, la grande favorita Leona Popovic, ieri strepitosa già nel corso della prima manche, nonostante un pettorale piuttosto alto, oggi ha l'occasione di sfruttare il numero 8, decisamente più favorevole questa ragazza che ha ottenuto il primo successo in Coppa Europa proprio ieri, ma che è andata due volte sul podio in Coppa del Mondo in slalom, l'ultimo a Levi quest'anno, in questa stagione, il 12 di novembre. 2 centesimi soltanto di vantaggio nel raffronto con la God, che è un'atleta comunque di alto livello in questa sfida, condizioni del manto decisamente precarie. Adesso ultime porte per l'atleta di Rijeka, che chiude in prima posizione ma con soli 4 centesimi di vantaggio nei confronti di Nicole God, quindi rimane lei la grande favorita, però il distacco non è così netto come quello che era stato impartito ieri nei confronti delle altre avversarie. Popovic quindi che si assesta in prima posizione davanti a Nicole God, staccata di 4 centesimi, terza Bianca Bacche Westford Norvegia a 12 centesimi e quarta Marion Chevrier Francia a 20, quindi le prime quattro racchiuse in soli 2 decimi. E cara Emilia Mondinelli che si piazza in sesta posizione al momento a 49 centesimi. Gli stacchi sono molto contenuti in questo slalom davvero filante. Prima manche, che ripeto, è stata tracciata da Charlie Laband, allenatore delle svedesi. In pista Nicole Bostrom-Büsner, atleta svedese di Uppsala, che chiude in sesta posizione proprio davanti a Emilia Mondinelli, che ha fatto effettuare lo stesso tempo tra l'altro di Charlie Guest, che ieri era arrivata davanti sul podio. Prossime azzurre, dopo la discesa di Clarisse Bresch sarà il turno di Lucrezia Lorenzi e di Martina Peternini, e poi col 15 Lara Della Mea, quindi ci sono ancora tante azzurre da seguire. Vediamo la Bresch, quindicesima ieri, la ragazza di Courchevel, che paga già 17 centesimi nella parte alta. Qui arriva larga in ingresso al secondo muretto, quello che poi mette sul pianoro finale lo Schuss, che conduce al traguardo. Ultime porte per l'atleta francese, che chiude al momento in nona e ultima posizione a 87 centesimi. È il momento di Lucrezia Lorenzi, la 25enne di Sestriere, ieri 25esima in questa stagione, è giunta quarta nel secondo slalom di Coppa Europa in Valle Aurina, debuttato in Coppa del Mondo lo scorso anno, 21esima in questa stagione a Flacau. Vediamo se la portacolori dell'esercito riuscirà a migliorare la prestazione di ieri. Si era qualificata nel corso della prima manche tra le migliori 30 e poi però ha commesso diversi errori, va commesso nel corso della seconda discesa. Vediamo se oggi riesce a essere un po' più incisiva. Forza Lucrezia, sorella di Matilde, che ha partecipato ai campionati del mondo juniores di Porto Soleil quest'anno, però più specialista delle prove veloci. Ultime porte per l'azzurra Lucrezia Lorenzi, che paga però tantissimo, 1,45. Non proprio soddisfatta la portacolori dell'esercito, partita Martina Peternini, portacolori delle Fiamme Oro, ragazza che solitamente vediamo calcare il palcoscenico della Coppa del Mondo, è iscritta nella squadra A. Vediamo se riesce a migliorare il 18esimo posto di ieri.
dove partiva con un pettorale decisamente alto e quindi non è riuscito a sfruttare al meglio il proprio potenziale. Vediamo se nella parte alta quest'oggi riesce a stare più vicino ai tempi delle prime. 29 centesimi, forza Martina, che con questo passo può giocarsela nella seconda manche, quantomeno per un piazzamento tra le migliori 10. La ragazza di Rovereto, in Coppa Europa ha ottenuto un successo a Bad Wiese, Weissese, e chiude in decima posizione a 1.07. Perde tanto purtroppo nella parte conclusiva la portacolori delle Fiamme Oro. Peccato, quindi la migliore dell'azzurra al momento rimane Emilia Mondinelli, settima, staccata di 49 centesimi. Speriamo che le altre due ragazze, sia Martina che Lucrezia Lorenzi, possano guadagnare posizioni e soprattutto riescano a conquistare il piazzamento tra le migliori 30, in modo da sfruttare un buon pettorale di partenza nel corso della seconda discesa, che con molta probabilità si terrà nel corso alle 11.25 il collegamento, 11.30 partenza anticipata, proprio per cercare di preservare le condizioni. Previsto forte vento più tardi. Tanto Lilia Lapania non spaventa Leona Popovic, si piazza in undicesima posizione, staccata di 1.27. Rapida continuità di pettorali di partenza, non c'è il TV break, non sono previsti gli slow-mo molto spettacolari come ieri, proprio per portare a casa il prima possibile questa prima run, questo slalom speciale, il settimo di questa stagione, che poi proseguirà con altri due slalom in Norvegia a Norefjell il 13 e 14 marzo e conclusione ad Affjell il 16 con le finali. Intanto partita con il piede giusto, 26 centesimi di vantaggio nel primo tratto, chiude però perdendo parecchio Serena Egloff, a dimostrazione che la parte alta si può ancora fare il tempo e poi bisogna difendersi nel tratto conclusivo. Ma è il momento della tarvisiana Lara Della Mea, ieri delusa, uscita dopo poche porte, lei che aveva vinto lo slalom inaugurale della stagione di Coppa Europa Meyerhofen. Vediamo se quest'oggi la portacolori dell'esercito riesce a riscattarsi. Pettorale numero 15 per lei, deve assolutamente fare la differenza nel primo tratto se vuole poi sperare di rimanere vicino alle altre. Ed è la più veloce in questo momento, 3 centesimi di vantaggio, e ancora una volta le è fatale l'ingresso nel muro conclusivo. Peccato, fuori ancora una volta Lara Della Mea, che sbaglia l'ingresso, purtroppo non ce lo fanno rivedere nella parte bassa. L'azzurra che stava andando bene, adesso è il turno di Beatrice Sola, ieri tredicesima la trentina, portacolori delle Fiamme Oro, in questa stagione ha ottenuto un nono posto come miglior risultato in Coppa Europa a Zell-Amsee nel primo dei due slalom nella località austriaca, e ha gareggiato anche in Coppa del Mondo senza mai trovare la qualifica però nella seconda run. Vediamo se riesce a stare vicina ai tempi della Popovic, la parte alta a 11 centesimi, veleggia intorno alla decima posizione con questo tempo. È qua che però deve cercare in qualche modo di barcamenarsi in mezzo alle vasche che si sono già nettamente formate a bordo del palo, per arrivare, cercare di fare velocità, tagliare sul palo, arrivare alle linee, ultime porte, 86 centesimi, è una di quelle che è riuscita comunque a limitare i danni nella parte conclusiva. Distacchi, ripeto, molto contenuti, abbiamo le prime 10, anzi le prime 11 sotto i 9 decimi, con la Peternini dodicesima a 1.07. Migliore delle azzurre rimane Emilia Mondinelli, settima al momento a 49 centesimi. Classifica che vede al comando la grande favorita Leona Popovic, ma con un margine decisamente risicato
nei confronti di Nicole God, la Svizzera che guida la classifica, tra l'altro di specialità, staccata di soli 4 centesimi. Ed effettivamente la Popovic non è stata incisiva nella parte iniziale di questo pendio, ma decisamente la più veloce nel secondo tratto. E poi terza al momento Bianca Bache Westhoff della Norvegia, a 12 centesimi dalla leadership. Lei invece è stata la più veloce nel primo tratto di questa pista, Nat Sass. Settima al momento l'azzurra Emilia Mondinelli a 49 centesimi, con lo stesso tempo di Charlie Guest, che ieri l'aveva preceduta sul podio in seconda posizione, la britannica. Poi abbiamo Beatrice Sola, che troviamo in decima posizione, staccata di 86 centesimi. Martina Paterini, tredicesima. Quindicesima Lucrezia Lorenzi. Fuori purtroppo Lara Della Mea. Lisa Fernbeck intanto per la Svezia. Interessante la sua prova, 35 centesimi soltanto, e si piazza davanti alla Montinelli, che quindi perde una posizione in ottava piazza. Attenzione adesso ad Andrea Slokar, ieri quarta al termine della prima manche, poi precipitata a seguito di un grave errore in ingresso al pianoro finale, che l'ha vista relegata soltanto in quindicesima posizione. Per questa ragazza che vanta due successi in Coppa del Mondo e che qui al pari della Popovic sta cercando di trovare il giusto feeling tra i pari stretti in vista delle gare di ore. 32 centesimi nella parte alta, è un intermedio piuttosto elevato per un atleta di un'altra caratura rispetto ai termini di paragone con le ragazze che gareggiano in Coppa Europa. Vediamo se riesce a essere più veloce nella parte conclusiva la Slokar, anche se non è semplice qui date le condizioni della pista, e il tempo non si ferma ma chiude con 45 secondi netti a 1,24 in 14ª posizione la slovena. E questa è una notizia, tempo piuttosto alto, e quindi l'impressione è che il manto si sia rovinato in maniera importante. Da un'atleta di Coppa del Mondo a un'altra, Anna Aronson Elfman, atleta che si sta ritrovando dopo un inizio stagione decisamente deludente per lei, che due stagioni fa, dello scorso anno, fu quarta in slalom al Sestriere, che ieri era uscita nel corso della prima discesa. Vediamo il primo riferimento col cronometro, 20 centesimi, davvero veloce. Veleggia intorno alla terza posizione. Vediamo qui come in posta l'ingresso nel muro finale, dove va sbagliato purtroppo la nostra Lara Della Mea. E adesso sta attaccando davvero molto la ragazza originaria di Karstad. Ultimi porte per lei. Vediamo quanto riesce a resistere. 38 centesimi, perde più di mezzo secondo praticamente in quest'ultimo tratto. Ed è sintomatico che la pista si è rovinata nella parte bassa. Comunque, ottava posizione per lei, davanti alla nostra Emilia Mondinelli, che quindi retrocede in nona posizione. Aronson a 38 centesimi, una classifica davvero molto corta. E ci saranno importanti rovesciamenti di fronte, molto probabilmente, nel corso della seconda manche. Intanto Rosa Pojolainen, la medaglia di bronzo dei recenti mondiali di Porte su Lei in discesa libera a livello juniores, che parte molto forte e poi però inforca. Errore che però parte dall'impostazione in uscita alla curva precedente. Stava andando davvero molto forte questa atleta finlandese. E quindi ci sarà da seguire con grande interesse questa seconda manche, che vi trasmetteremo a partire dalle 11:30 con molta probabilità, perché i distacchi sono davvero molto contenuti, e con una pista che andrà a deteriorarsi ulteriormente sarà importante
partire con dei pettorali, i primi numeri. In questo momento la prima delle italiane che partirebbe nel corso della seconda manche sarebbe Lucrezia Lorenzi, che è 17esima a 1,45 dalla Popovic. Abbiamo le prime 13 atlete sotto i 9 decimi, quindi seguiamola con grande attenzione questa seconda discesa sui canali di Neve Italia, sia YouTube che Facebook che Twitch, a partire dalle 11:25. Poi magari vi daremo nel corso della telecronaca maggiori ragguagli. Ricordo che nel frattempo a Sala Nevea si sta disputando il super gigante maschile, sempre valido per la Coppa Europa, è stato anticipato alle 8:45 proprio anche lì per l'insidia del meteo. Meteo che ha davvero funestato il circuito cadetto, tante gare cancellate anche a livello di discipline tecniche. Tanto la Öppi chiude in 18esima posizione a 1,54. Prossima delle azzurre a partire sarà Marta Rossetti, pettorale numero 34 per la numero 1 del movimento azzurro di slalom, che ieri purtroppo non si è qualificata nel corso della seconda manche tra le migliori 30. È partita col pettorale 31, risalendo fino alla 26esima posizione, marcando qualche punticino, ma non è migliorato il suo starting order in questa prima manche, che ricordo vede al comando Leona Popovic, la favoritissima croata, ma con un margine di appena 4 centesimi nei confronti del pettorale giallo di leader della classifica di specialità di Coppa Europa, Nicole God, svizzera, e terza Bianca Bacche Bethov, norvegese, staccata di appena 12 centesimi. Poi per completare la top 5, quarta Marion Chevrier, staccata di 20 centesimi, e Lisa Hörger, per quanto concerne l'Austria, in quinta posizione a 27 centesimi. McFarlane, intanto, questa ragazza che è da seguire con grande interesse, atleta francese, andata in grande forma, vediamo se riesce a confermarsi. Ieri non è stata così competitiva, in virtù probabilmente del numero di partenza non proprio favorevole. 17esima, chiuso il primo dei due slalom qui di Malbun in Liechtenstein. 40 centesimi che paga già nella parte alta, che adesso è dura riuscire a stare sotto il secondo per lei, che chiude a 1,42 in 18esima posizione, proprio davanti alla nostra Lucrezia Lorenzi. Ricordo che in chiave Italia sono già scese 4 atlete, Emilia Modinelli la migliore, nona al momento a 49 centesimi dalla Popovic, poi abbiamo Beatrice Sola, 12esima, 86 centesimi, Martina Peterlini, 14esima, a 1,07, Lucrezia Lorenzi è 19esima, 1,45. Queste sono le 4 che al momento sarebbero qualificate tra le migliori 30 nel corso della seconda manche. Fuori purtroppo Lara Della Mea. Mentre attenzione alla Stoffel, grande questa ragazza svizzera nella parte alta, 10 centesimi soltanto di ritardo, lei che ieri ha chiuso in 11esima posizione. Vediamo come affronta la parte conclusiva, e attenzione, bravissima, seconda posizione addirittura, recupera tantissimo nella parte conclusiva, è stata davvero la più veloce nel tratto finale, e questo ti mostra che evidentemente se si osa si può fare, e si piazza in seconda posizione davanti alla God, quindi cambia un po' la parte alta della classifica. Leona Popovic è al comando, ma con soli 2 centesimi nei confronti di Elena Stoffel, svizzera, e terza Nicole God a 4 centesimi, quarta Bianca Bacche Westhoff a 12 centesimi, quinta Marion Chevrier a 20 centesimi. Molto molto interessante questa seconda manche, che si preannuncia molto competitiva oltremodo,
tutte di vicine, senza una vera leader, anche se Popovic potrebbe sfruttare il fattore esperienza per poi aggredire maggiormente nel corso della seconda discesa. Intanto 1,94 Jeanine Meckler, atleta svizzera, e complimenti quindi a Elena Stoffel, che ha fatto vedere che c'è ancora la possibilità di fare bene. Vediamo Anouk Brøndli, un'altra atleta che abbiamo visto nel circuito di Coppa del Mondo talvolta e soprattutto a livello giovanile ottenere grandi risultati. 19 centesimi, è partita col piglio giusto la ragazza svizzera, ma che cosa si stanno inventando le elvetiche in questa prima manche dove sono davvero molto competitive. Qua rischia di inciampare la ragazza svizzera, che adesso sta per affrontare le ultime porte, perde tantissimo ovviamente, 1,16, però ha dimostrato di esserci nella parte alta quantomeno molto vicina, e probabilmente sarebbe arrivata molto vicina ai tempi sia di God che di Stoffel, che sono al momento seconda e terza. Kim Van Russel, ieri questa ragazza belga con un pettorale molto alto è riuscita a centrare dapprima la top 3, la migliore 30 posizioni della seconda, per partire quindi con un buon pettorale nel corso della seconda discesa e poi salire fino in dodicesima posizione. È abituata quindi a gareggiare con piste rovinate, adesso però non riesce a sfruttare al meglio un pettorale decisamente più interessante rispetto a quello di ieri. Sembra essere un po' in ritardo di linea. Vediamo nelle ultime porte come affronta questo tracciato. 1,95, 25esima, decisamente meglio ieri la porta colori del Belgio, mentre qua inquadrata leader Skorner, la ragazza che guida la classifica, Leona Popovic. Tra l'altro, curiosamente, ieri nel corso dell'intervista si è detta molto soddisfatta non tanto per la performance, ma per aver vinto per la prima volta nel circuito di Coppa Europa. Ragazza che ovviamente da tanto tempo ha abbandonato la serie cadetta per cimentarsi stabilmente nel circo rosa, quello più importante, quello di Coppa del Mondo. Ma ogni tanto anche le big partecipano a queste gare proprio per fare allenamento in gara, diciamo, con un raffronto cronometrico con le avversarie per prepararsi al meglio al finale di stagione. Ci saranno queste gare con le discipline tecniche ad ore prima del gran finale previsto a Saalbach, sarà una sorta di preludio in vista dei mondiali del prossimo anno in Austria. Si pronunciano davvero molto interessanti. Questa è la classifica, migliore dell'azzurra al momento Emilia Mondinelli, che però anche se in decima posizione ha un distacco contenutissimo di appena 49 centesimi dalla leader, quindi tutto si può ancora fare nel corso della seconda manche. Più indietro tredicesima Beatrice Sola, 86 centesimi, poi Martina Petternini, quindicesima 1,07, e Beatrice e Lucrezia Lorenzi, ventunesima al momento 1,45. Ricordo fuori in ingresso del muro conclusivo la tarvisiana Lara Della Mea. Adesso abbiamo l'occasione di vedere le prime tre della classe. Sono due svizzere, la Gut, ma soprattutto questa Elena Stoffel col pettorale numero 26, si è piazzata in seconda posizione a soli due centesimi dalla leader Leona Popovic. Quindi la manche migliore, considerando anche le condizioni del manto, l'ha fatta indubbiamente la svizzera Elena Stoffel. Nel frattempo vi diamo aggiornamenti per quanto concerne la gara
di Sella Nevea, che al momento vede nuovamente sul gradino più alto del podio Florian Loriot, che ieri aveva vinto il primo Super G sulle nevi della località nel comune di Chiusaforte, che quest'oggi è davanti nuovamente a Giovanni Franzoni, che è staccato di soli 16 centesimi l'azzurro. Quindi i primi due che vengono confermati nel corso di questa secondo super gigante, questa seconda prova veloce sulla agonistica del Canin. E terzo questa volta Adrien Fresquet, un altro francese, staccato di 92 centesimi. Buona prova anche di Nicolò Molteni, che è quarto a 1,02. Poi Emanuele Buzzi, settimo a 1,16. Bravo anche il giovane Gregorio Bernardi, vi ricordo medaglia d'argento ai mondiali junior in discesa, che al momento è in nona posizione a 1,51. Molto in difficoltà Stefan Rieser per l'Austria. E poi abbiamo Max Peratoner, il vincitore del titolo di Super G ai mondiali juniores, in 24esima posizione a 3 secondi e 09, mentre in casa Italia è uscito Matteo Franzoso. Anche Luca Taranzano non è partito, Maximilian Ranzi. E quindi nel corso di questa telecronaca cercheremo di darvi ulteriori ragguagli di quanto succede in Friuli Venezia Giulia, dove si sta disputando questo secondo super gigante valido per la serie cadetta maschile. Sono scesi in questo momento i primi 40 atleti, i primi 39 atleti, quindi la classifica dovrebbe essere cristallizzata, ma magari nel corso della discesa potrebbe velocizzarsi la pista, tutto può ancora succedere. Comunque anche oggi si respira profumo di podio a Sella Nevea per i colori italiani, e nuovamente con Giovanni Franzoni, che è secondo a soli 16 centesimi da Florian Loriot, il francese che ieri aveva già vinto proprio davanti all'azzurro. Terzo invece quest'oggi Adrien Fresquet e quarto Nicolò Molteni, con Emanuele Buzzi Sappadino in settima piazza. Gara che ripresa invece a Malbun, in pista l'ungherese Zita Tot, che ieri ha chiuso in 22esima posizione nel primo slalom. È stata molto brava a qualificarsi nel corso della seconda discesa e portare a casa un buon punteggio che le ha consentito appunto di migliorare la sua starting list. E tra poco è il turno di Marta Rossetti, il cui obiettivo sarà quello di cercare di qualificarsi tra le migliori 30. E non sarà così semplice, una classifica corta come quella di quest'oggi. Ma il talento da parte di Marta c'è tutto. La ragazza di Quegnago del Garda, portacolori delle Fiamme Oro, eccola lì nel cancelletto di partenza. La vedete in alto nel nostro teleschermo. Vedete che partono ancora con intervalli più ravvicinati. Vediamola affrontare la parte alta. Marta, vediamo se ci viene dato l'intertempo, ed è, sembra essere partita con un piglio decisamente più aggressivo rispetto a ieri. Marta Rossetti, soli 7 centesimi, buono nella parte alta, forza Marta, vediamo se riesce a essere incisiva anche nel tratto finale. Pare decisamente con un piglio diverso rispetto a ieri, molto più aggressiva l'azzurra, che adesso affronta le ultime porte che conducono al traguardo. Vediamola, ultimi metri per lei, 81 centesimi, ed è una buona prova, 12esima posizione, e quindi con molta probabilità riuscirà a qualificarsi questa volta tra i migliori 30 e avrà un buon pettorale. Attenzione anche a Cornelia Ålund, però un centesimo di ritardo nei confronti della Popovic nella parte alta. Avete visto, ci sono tracce di pioggia, sul gocce d'acqua sulla telecamera, la dimostrazione della forte umidità. Vediamo la Ålund, questa giovane ragazza 18enne di Ore, che ha ben impressionato anche in Coppa del Mondo, 16esima, 91 centesimi davanti a Martina Petterlini. Ma davvero brava Marta Rossetti, 12esima
in questa seconda discesa la ragazza azzurra, nonostante un pettorale alto, ha cambiato atteggiamento, davvero brava quest'oggi. E al momento abbiamo ben 5 azzurre che potrebbero partire tra le migliori 30 nella seconda manche, con ogni probabilità si terrà alle ore 11:30 con collegamento alle 11:25 sui canali di Neve Italia. Male invece Stella Alfan, che rischia di non qualificarsi nel corso della seconda discesa tra le migliori 30, la figlia del grande Luke. E quindi la classifica che non muta per quanto riguarda le prime posizioni, rimane saldamente al comando la croata Leona Popovic davanti a Elena Stoffel, staccata di 2 centesimi, e terza Nicole God a 4, mentre la migliore delle azzurri Emilia Mondinelli, decima a 49 centesimi dalla leader, appaiata in questo caso con Charlie Guest. E poi c'è Marta Rossetti, dodicesima, bravissima Marta, con un pettorale 34 a 81 centesimi dalla leader. Quattordicesima Beatrice Sola a 86 centesimi, poi Martina Petterlini a 1 secondo e 07, più attardata Lucrezia Lorenzi a 1 e 45, in 24esima posizione al momento. Per centrare la piazzamento tra le migliori 30 bisogna fare meglio del 45.71, che è il tempo di Kim Van Russel. Al momento occupa la 30esima posizione a 1.95 dalla Popovic, e questo è un riferimento che dovrà tenere in considerazione Ambra Pomarè, che partirà con il pettorale 50, poi col 53 sarà il turno dell'altra azzurra Annette Belfron, 55 invece per Francesca Carolli, 57 per Tantum Diller e 77 per Giorgia Colomb. Tanto in forca ed esce di scena subito la concorrente numero 40, Lorina Ziegler, per era Luisa Mangold per la Germania. Questa 41esima atleta al via. In totale sono 85 in questa prima manche da Melbourne. Comprensorio con diverse piste, il più grande del Liechtenstein. Fuori intanto anche Maria Niederdörfer, austriaca, con diverse piste, circa 23 chilometri complessivi di demanio sciabile, con 3 impianti di risalita di un certo livello per questa località molto vicina alla capitale Vaduz. Liechtenstein, che vi ricordo si è tolto grandi soddisfazioni a livello di sport invernali, con atleti che hanno conquistato davvero grandi risultati. Probabilmente l'atleta simbolo è sicuramente Hanni Wenzel, vincitrice di 2 coppe del mondo nel 78 e nell'80, e soprattutto 2 ori, 1 argento e 1 bronzo alle Olimpiadi, per un totale di 33 vittorie in Coppa del Mondo. Tra l'altro moglie di Harti Weihreiter, sciatore austriaco, col quale hanno avuto una figlia, Tina Weihreiter, altra grande protagonista che si è ritirata da qualche anno dal circo bianco, dal circo rosa, che è stata bronzo in Super G alle Olimpiadi di Pyeongchang nel 2018, argento sempre in Super Gigante ai Mondiali del 2017, e ha avuto appunto, si è portata a casa 9 vittorie in Coppa del Mondo. E sempre rimanendo in casa Wenzel, non bisogna dimenticare anche il fratello di Hanni, Andreas, che si è aggiudicato la Coppa del Mondo nel 1980, quella generale, e poi alle Olimpiadi 1 argento e 1 bronzo, per un totale di 14 vittorie in Coppa del Mondo.
senza dimenticare l'oro mondiale e i due argenti. Ma poi ci sono stati anche tanti altri protagonisti, tra questi il grandissimo Marco Bückel, soprannominato da tutti Buxy, che è stato argento ai mondiali di Veilin gigante nel 1999, lui che ha lasciato il segno prevalentemente nel mondo della velocità, con 4 vittorie, 2 in discesa tra queste in Val Gardena e Lake Louise e 2 in Super G, Garmisch e Kitzbühel sulla Strife. E poi sempre in ambito velocità, come dimenticarsi di Birgit Ebb, atleta del piccolo principato che si è aggiudicata una gara di Coppa del Mondo a Park City in slalom gigante. E poi sempre concludendo la rassegna dei grandi atleti del Liechtenstein, non bisogna dimenticare i fratelli Frommelt, in particolare Paul Frommelt, bronzo a Calgary alle Olimpiadi nell'88 in slalom e poi bronzo nel 78 in slalom ai mondiali, 4 vittorie per lui in Coppa del Mondo. Il fratello invece Willy Frommelt, bronzo a Innsbruck nel 76 in slalom e poi vincitore di una medaglia d'argento e 2 bronzi ai mondiali tra combinata discesa e gigante. Ed è incredibile come un principato così piccolo, di soli 35.000 abitanti, sia riuscito a togliersi così tante soddisfazioni. È proprio un autentico pane quotidiano lo sci per gli abitanti di questo piccolo lembo di terra al confine tra Austria e Svizzera, ma non distante anche dalla Germania, dal lago di Costanza, che continua a generare tanti campioni. Finora non sono mai arrivate medaglie olimpiche a livello estivo, tutte solo in ambito invernale, però i campioni non sono mancati. E Liechtenstein, che adesso è alla ricerca di un qualche successore di questi grandi nomi che vi ho appena citato. Ieri la migliore delle atlete di casa era stata Charlotte Ling, si era piazzata in 7ª posizione, rimontando tantissimo nel corso della 2ª discesa. Quest'oggi non è stata altrettanto incisiva. Al momento si trova in 19ª posizione, proprio davanti ad Andrea Slokar. E attenzione, proprio a proposito di Slokar, perché si trova in 20ª posizione al momento a 1,24, ma nel corso della 2ª discesa avrà la possibilità di partire con un pettorale decisamente favorevole. Quindi seguiamola con attenzione, torniamo in gara per un momento perché si appresta al cancelletto di partenza Ambra Pomaré, la 19enne di Cortina, portacolori delle Fiamme Oro, che in questa stagione ha gareggiato, eccola lì, appena partita Ambra, ha gareggiato ai mondiali juniores e recentemente è arrivata seconda in Valpalò in una gara fissa in slalom. Eccola qua inquadrata l'atleta ampezzana al primo riferimento cronometrico, ieri 29esima grazie al risultato conquistato nel corso della 2ª manche, partendo con un pettorale alto anche in quella circostanza. Vediamo se riesce a limitare i danni e a ottenere un buon risultato l'azzurra, cercare di avvicinarsi quantomeno alle migliori 30 per poi avere un buon pettorale di partenza. Qui un po' in difficoltà nell'affrontare le ultime vasche, ultime porte per lei, peccato, 34esima, 2:30, è fuori dalle migliori 30 Ambra Pomaré, che manca la qualificazione quest'oggi per 35 centesimi. Al momento è ancora Kim Van Russel, la belga, in 30esima posizione, il riferimento da battere a 1,95. Tanto è uscita Garance Meillet, eccola la tedesca Pauline Fischer e poi Annette Beltrand, atleta di Paris Saint-Didier in Valle d'Aosta, che sarà l'altra azzurra al via. Anche ieri Annette è riuscita a rimontare
nel corso della seconda manche fino alla 30ª posizione, portando a casa un piccolo punticino in vista della classifica di specialità. Vediamo se quest'oggi riesce a migliorarsi la ragazza 21enne. Questa stagione vanta un miglior risultato, un 21esimo posto in Valleurina nel primo slalom. Eccola qua, Net Belfront, forza Net. La seguiamo proprio dal cancelletto di partenza fino alla fine, la ragazza italiana. Importante stare sotto il secondo e 95, però qua commette un importante errore, perde velocità e pensiamo che possa avere un ritardo importante al termine del primo intertempo, già 1.41, pesantissimo. E adesso o mette il turbo oppure è impossibile riuscire a stare nelle 30, peccato. Dunque, le condizioni della neve sono davvero quasi impossibili, al limite della regolarità in questo momento, con davvero dei solchi netti che si sono creati tra una porta e l'altra. E 36esima, 2.81, anche lei al momento è fuori dalle 30, ma la vedremo ugualmente, come vi ripeto, nel corso della seconda discesa. Intanto Moa Landstrom dimostra che nella parte alta quantomeno si riesce a stare sotto il secondo, poi rischia di uscire la ragazza svedese nell'affrontare il muro conclusivo che è stato fatale anche a Lara Della Mea. A proposito d'Italia, Francesca Carolli, è partita adesso la ragazza marsicana di Avezzano, che ho visto protagonista ai mondiali junior, 19 anni per lei, portacolori dell'esercito, peccato, esce nella parte alta, quindi non abbiamo neanche un riferimento cronometrico, peccato per Francesca che ieri non aveva concluso la seconda discesa senza marcare punti. Al momento abbiamo 5 azzurre qualificate per la seconda discesa. 3 note dolenti, purtroppo la mancata qualificazione da parte di Lara Della Mea. Ancora una volta, è stato fatale l'ingresso nel muro finale per la tarvisiana. In questa stagione ha ottenuto una buona continuità di rendimento in gigante, cosa che invece ha perso in slalom. La portacolori dell'esercito, mentre al cancelletto di partenza pettorale 57 per Tantum Biller, portacolori di Grésonet-Saint-Jean, originaria appunto della Val d'Aosta ma gareggia per Gruppo Sportivo dei Carabinieri. Ieri uscita nel corso della prima discesa la ragazza di 18 anni, molto giovane, è la seconda più giovane in casa Italia dopo Giorgia Colomb. Vediamo il primo riferimento per lei, 95 centesimi, tutto sommato buono. Vediamo come affronta questa parte, qua si fa sorprendere, un ingresso proprio al muro, peccato perché le costerà parecchio tempo. Adesso affronta la parte conclusiva, dovrebbe essere fuori dalle 30 ed è così, 37esima a 2.59, peccato, senza quell'errore probabilmente poteva essere più a contatto con Janine Möckler, mentre Maya Varoschitz anche quest'oggi è stata molto brava, l'austriaca con pettorale molto alto, a incentrare la qualificazione tra i migliori 30, spodestando quindi Kim Van Roessel. Il tempo di riferimento adesso è il 45.70 di Janine Möckler per puntare alla qualifica tra i migliori 30. Pomarè, la prima azzurra fuori dalle 30, che è in 35esima posizione. Poi abbiamo Tantum Biller 38esima, Annel Belfront 39esima. Questi risultati delle azzurre che al momento sono tagliate fuori dalle migliori 30. Leona Popovic, che ricordo guida la classifica, col tempo di 43.76, 2 centesimi davanti a Elena Stoffel per la Svizzera e 4 soltanto davanti a Nicole God. E poi Bianca Bacche-Westfod
a 12 centesimi, Marion Chevrier quinta a 20 centesimi, Casa Italia la migliore, Emilia Mondinelli decima ma soli 49 centesimi dalla leader, bravissima anche Marta Rossetti dodicesima a 81 centesimi da Popovic, poi Beatrice Sola quattordicesima a 86 centesimi, Martina Peterlini 17esima a 1,07 e Lucrezia Lorenzi 24esima a 1,45. Queste sono le 5 azzurre. Che con ogni probabilità vedremo al via tra i migliori 30 della seconda manche, quando sono scese per i colori italiani anche Ambra Pomarè, Annette Belfront, Francesca Carolli e Tantum Biller e Lara Della Mea. Quindi 5 su 10 al momento sono tra le migliori 30, ma manca ancora l'ultima delle italiane, la promettente Giorgia Colomb, grande protagonista ai recenti YOG, Youth Olympic Games, giochi olimpici giovanili in Corea, che sono disputati a Gangwon, dove la ragazza di Latuil, 17enne, ha portato a casa un terzo posto in slalom, un secondo posto nella combinata alpina e la medaglia d'oro nello slalom gigante. E per non togliersi nulla, ha gareggiato anche in super gigante, piazzandosi in sesta posizione. Ma la ragazza l'abbiamo vista davvero molto decisa e competitiva anche nei mondiali juniores che abbiamo trasmesso, sia nella prova a squadre, nel parallelo, che poi nel gigante e nello slalom, dove la ragazza ha portato a casa delle ottime performance, chiudendo in nona posizione in slalom, non qualificandosi in gigante, uscendo nel corso della prima manche, quando era in lotta per la tredicesima posizione, con atlete decisamente più grandi in termini di età di lei, quasi 3 anni la maggior parte, ma soprattutto con molta più esperienza. Ragazza che in questa stagione ha centrato come miglior risultato un 12° posto in gigante al Sestriere, nel secondo delle due gare sono disputate nella nota località del Piemonte, mentre in slalom il miglior risultato un 20° posto nel primo dei due appuntamenti tra i Rapid Gates di Zell Am Zee, è una classe 2006 questa, stessa età di Lara Colturi, che ricordo gareggia per l'Albania, anche se lei è italianissima a tutti gli effetti. Quindi pettorale numero 77 da seguire per Giorgia Colomb, pochi cambiamenti in questa fase di gara per quanto concerne le prime 30 posizioni, e quindi cogliamo l'occasione per darvi un po' di risultati da Sella Nevea, dove ricordo in contemporanea si sta disputando il secondo Super G, recupero delle gare che si sarebbero dovute tenere vicino a Sarajevo, sulle piste olimpiche di Sarajevo 1984 in Bosnia, cancellate per assenza di neve e trasferite appunto sull'agonistica del Canin, che vede trionfare ancora una volta il francese Florian Loriot, che ieri era stato assolutamente dominante nel primo super gigante, davanti nuovamente a Giovanni Franzoni, questa volta staccato di appena 16 centesimi l'azzurro, mentre terza posizione è andata un altro francese, Adrien Fresquet, staccato di 91 centesimi, e quarto Nicolò Molteni a 1,02. Nicolò Molteni che ieri era 13esimo, ma applausi per Molteni perché partiva con un pettorale molto proibitivo, il 32, e si è posizionato a ridosso del podio, a soli 10 centesimi dal podio, il ragazzo lecchese che ha Tarvisio proprio nell'ultima discesa di Coppa Europa prima dei mondiali juniores, era riuscito a salire sul gradino più alto del podio vincendo per la prima volta in discesa nel circuito cadetto,
Quinto, Vincent Wieser, un autentico specialista del Super G austriaco a 1,04. Bravo anche Emanuele Buzzi, settimo a 1,16. Bravo anche Marco Abruzzese, nono col pettorale numero 48 a 1,34, che ha preceduto Gregorio Bernardi nella top 10 a 1,51. Gli altri azzurri al via, vediamo, scorriamo la classifica. Abbiamo Federico Scussell, 34esimo a 3 secondi e 08, quindi fuori dai 30, fuori dai punti. Anche Max Peratone, 35esimo a 3,09. E Mattia Cason, 44esimo a 3,75. Poi Pietro Giovanni Motternini, 47esimo a 4,14. Fuori Matteo Franzoso, Luca Taranzano, Leonardo Rigamonti. Invece non sono partiti Maximilian Ranzi e Simon Talacci. Altri azzurri al via che devono ancora scendere sono Thomas Lorenzo Bini, Pietro Broglio, poi abbiamo Lorenzo Vincenzi, Francesco Valzelli, Lorenzo Magoni, Emanuel Lamp, Luca Ruffinoni, Enrico Giacomelli, Felix Brown, Lorenzo Salvati e Lorenzo Pittarello, e poi l'ultimo a partire sarà Pietro Antonio Fabio Trentin, pettorale numero 94. Questi gli aggiornamenti, quindi applausi per Giovanni Franzoni, che ieri appunto è raggiunto secondo proprio alle spalle di Florian Lariot, e quest'oggi si è andato a riconfermare sul secondo gradino del podio, questo ragazzo che è stato fastidiato dagli infortuni, che era stato grande protagonista dei mondiali juniores di Panorama 2022. E proprio ieri c'era stata una sorta di doppietta italiana sul podio in Coppa Europa, perché anche al femminile era arrivato il terzo posto di Emilia Mondinelli, primo podio della carriera per lei in Coppa Europa. E speriamo che questo risultato di Franzoni venga accompagnato nuovamente da un'azzurra sul podio, magari anche dalla stessa Mondinelli, visto che al momento occupa la decima posizione, ma non è così distante dalle prime tre posizioni. Il podio al momento è distante appena 45 centesimi, e su una pista come questa che si sta segnando tutto può ancora succedere. L'errore è dietro l'angolo, e lo sa bene anche Andreas Locker, che ieri dalla quarta posizione è precipitata in quattordicesima e che quest'oggi ha commesso un'importante sbavatura che la relega al momento in ventesima posizione. Ma così facendo la ragazza slovena potrà partire per decima nel corso della manche conclusiva, e quindi potrebbe assolutamente fare la differenza. Vediamo che anche Stella Alfan è tra le prime 30, quindi potrebbe essere una delle grandi favorite della rimonta, perché partirà per quinta al momento, è 25esima a 1,52. E mai come in questa situazione possiamo dire che tutto è ancora molto aperto. Seconda manche prevista alle ore 11:30 con ogni probabilità. Vediamo che abbiamo la conferma da parte della produzione televisiva. Ovviamente sui canali di Neve Italia. Colombo, la mente di che
Si avvicina il turno di Giorgia Colom, che partirà col pettorale numero 77, la ragazza di La Tuile, mentre in pista non è partita, scusate, non è partita Giorgia Colomb, quindi col pettorale numero 77, la azzurra, quindi di La Tuile, la giovane ragazza di La Tuile, nel frattempo esce di scena col 79 Victoria Oliver, la campionessa mondiale juniores di discesa libera, quella circostanza, una vittoria per un solo centesimo nei confronti di Mallory Blanche, che stava già pregustando la medaglia d'oro. E terza fu Rosa Pojolainen, questa finlandese che abbiamo visto impegnata prima nel corso della discesa, che purtroppo ha chiuso anzitempo la propria performance. 1:37 il ritardo in questo momento da parte di Daria Krajewska. Mallory Blanche, che purtroppo assieme alle Scan fuori gioco, ha chiuso la sua stagione anzitempo per la rottura del legamento crociato del ginocchio. E vi ricordo che è importante vincere la classifica di specialità in Coppa Europa, perché garantisce il posto fisso poi l'anno successivo in Coppa del Mondo. E a proposito di classifica di specialità, al momento è davvero molto corta, quando mancano ancora tre appuntamenti, perché in prima posizione troviamo la svizzera Nicole God con 294 punti, seconda 250 Dorian Escanet che però rimarrà ferma a questa quota a seguito dell'infortunio, mentre ieri, grazie all'ottimo podio, Emilia Mondinelli è salita in terza posizione, staccata di 74 punti dalla God. Quarta Bianca Bache Westhoff, che invece ne ha 84 da recuperare, e quinta Charlie Guest a quota 208, quindi molto importante in ottica Coppa del Mondo anche ottenere un ottimo risultato nella classifica conclusiva di specialità. Ricordo che ci sono ancora tre slalom in calendario in Coppa Europa, due saranno a Norefjell in Norvegia e l'ultimo sempre nel paese scandinavo ad Afjell, mentre le finali si terranno a Kjetfjell. In gran finale di Coppa Europa in Norvegia. In pista l'atleta Thea Emil Yelum, che ha appena concluso la sua prova. Eccola qua invece Lian Bondaré, e poi l'ultima al via sarà Cristina Bühler per il Liechtenstein, che andrà a chiudere questa prima manche qui da Malbun. Ci saranno appunto i titoli di coda per questa prima discesa, non vi ricordo, e vi do appuntamento alla seconda run a partire dalle 11:25 sugli schermi di Neve Italia, perché è vero che al momento non abbiamo alcuna italiana virtualmente sul podio, ma Emilia Modinelli, Marta Rossetti e Beatrice Sola sono
tutte sotto il secondo di ritardo da Leona Popovic, che continua a guidare davanti a Elena Stoffel, svizzera, di soli 2 centesimi, e poi Nicole Godd, altra svizzera, staccata di appena 4 centesimi. Quindi una classifica cortissima che, con queste condizioni della pista, e che si va a rovinare progressivamente con il passaggio delle concorrenti, tutto può ancora succedere. Vi ricordo che in casa Italia si sono qualificate anche Martina Petternini in 17ª posizione a 1.07, e poi abbiamo Lucrezia Lorenzi 24ª a 1.45. Quindi sono 5 le azzurre tra le migliori 30, mentre c'è il riepilogo della classifica. Non ce l'hanno fatta a centrare le prime 30 posizioni Ambra Pomare 36esima, Tantum Biller 39esima, Annette Belfrond 41esima, mentre è uscita Lara Della Mea e anche Francesca Carolli, l'atleta marsicana. Non è partita invece la giovane Giorgia Colom. Quindi 10 atlete che sono scese in pista qui sulla Nachtsass. 5 azzurre si sono qualificate tra i migliori 30, e quindi questa è un po' la classifica, il sunto di questa prima tornata, di questo secondo appuntamento in Liechtenstein con la Coppa Europa di slalom, un appuntamento assolutamente da non perdere sui canali di Neve Italia, e tra un'ora e mezza circa ci sarà la seconda e decisiva discesa. E a questo punto il punto di domanda sarà: riuscirà Leona Popovic a confermarsi reginetta di Melbourne? Lo scopriremo più tardi, anche perché la concorrenza è davvero molto molto agguerrita. Sono 16 atlete racchiuse in un fazzoletto di appena 91 centesimi e il distacco tra la prima e la trentesima è di appena 1 secondo e 94. Intanto sta scendendo l'umidità in quel di Melbourne. Questi sono gli highlights con le prime 3 della classifica provvisoria. La Gut God con il pettorale giallo di leader della classifica di specialità. Elena Stoffel, svizzera, seconda, bravissima con il pettorale numero 26 a piazzarsi così in alto. E poi Leona Popovic, che ha sfruttato sì, ma non completamente, il numero 8 rispetto a ieri, dove era stata davvero molto più incisiva, ma sappiamo che questa ragazza ha margine nei confronti di tutte le altre, l'ho dimostrato ieri sul pianoro, dove ha fatto letteralmente la differenza. Queste sono le ultime immagini da Melbourne per quanto riguarda la prima discesa. Appuntamento a più tardi 11.25, un cordiale saluto da parte di Alessandro Denuzio, e rimanete sempre su nevitalia.it. A tra poco, ciao!